Presidente, la carovana della UIL fa tappa a Potenza per dire no ai lavoratori fantasma. Grazie alla UIL per l'impegno che sta mettendo in questa iniziativa. Noi come istituzioni, come rappresentanti istituzionali, dobbiamo stare al fianco dei sindacati in questo percorso utile ad individuare delle soluzioni che partano da quelli che sono i problemi che attanagliano la nostra terra, la problematica per esempio di Stellantis, la problematica dei cosiddetti lavoratori fantasma. Dobbiamo impegnarci tutti a provare ad individuare delle soluzioni. La prima soluzione, secondo me, è quella di provare a prendere tempo in questo momento storico che sembra tutto procedere in maniera così veloce e a danno purtroppo dei nostri lavoratori.